Alle ore 15 la presentazione nella sala congressi dell'Hotel Forte Cresta alle Porte di Cagliari. Assente il presidente Cellino, che a Roma ha avuto il suo bel da fare per evitare l'assalto della Fiorentina a Ventulin. Giovanni Trapattoni ha fatto gli onori di casa, affiancato dal vicepresidente Giorgio Cellino e dal direttore generale del Cagliari Pappalardo. Obiettivi puntati su Dario Silva, il nuovo bomber rossoblu arrivato ad Elmas appena un'ora prima in compagnia del suo procuratore Paco Casal. E il centro, Dario! Sarà? Che cosa t'offrirà? Dario Silva. Dario è quello degli uruguaiani, uno di quelli che non ho giocato a Cagliari, ma quelli che conosco di più perché sono stato molte volte in nazionale con lui e penso che non ho bisogno di parlare o dire com'è perché qua lo conoscono molto bene e sanno come lui. L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra. Sono stato sempre tifoso di quella squadra perché anche tutta la mia famiglia è tifoso del Peñarol. È tutta. E niente. Ho voglia di giocare almeno un anno e mettermi quella maglia, però non so, quello non lo so. Primero tira y es un golazo del poeta dell'Olimar, Darío Silva. L'Olimar, perché lui è olimareño, è del 33, e a quelli che sono del 33 dell'Olimar dicono los olimareños. E l'Olimar, allora lui è rimasto così, poi gli avevano messo anche il poeta, mi sa, il poeta dell'Olimar. Perché il poeta? Sinceramente non lo so, ma io no, adesso non me lo ricordo bene, ma penso che era un giornalista che lo diceva il poeta, quando lui nel tempo del Peñarol, quando faceva il gol, lo diceva il poeta dell'Olimar. Para poner el 1-1 en el encuentro, Darío Silva. Viendo a Fernando Valgato, le gana en la carrera a Mujica y define notable para el 2-0. Vespa tocando largo y el rechazo del Pombo Olveira. Ahí va Darío, va Torales, va el Pipa, pero gana el poeta del Olimar. Y del Olimar llega. Muzzi Olivera, un Cagliari que probablemente giocherà con due punte. Sí, Muzzi es un. Es un gran jugador, es un gran goleador, ¿no? Hizo goles el campeonato pasado. Y Oliveira es un gran jugador, es un buen jugador, juega muy bien. Y eso es importante para mí, ¿no? Marco Sanna e Dario Silva, probabilmente la coppia dell'anno per il Cagliari. Come ti trovi con Marco Sanna? Bene, molto bene. Un ragazzo che per mio gusto è buona persona. Un buon maestro di italiano. Sì, buono maestro. Probabilmente con Valdés ha fatto scuola. Sì. Si è dimostrato subito un buon acquisto perché lui, non avendo delle doti, diciamo, tecniche, fisiche eccelse, diciamo, però con la grinta e con l'applicazione sopperiva a queste mancanze che potevano essere queste cose. Mi ricordo a Baggio, ad esempio, quando marcava Baggio non gli faceva mai toccare palla. È stato veramente un grandissimo acquisto per il Cagliari. E in più veramente lui piaceva riuscire a far inserire queste persone, che erano tipo Deli Valdés, come hai nominato tu, Dario Silva, nel gruppo, e andava a cena insieme, si frequentavano fuori dal campo anche. È stata una persona importante anche sotto questo punto di vista perché è riuscito bene o male a far inserire subito delle persone che arrivano da un altro tipo di calcio e da un altro tipo di mondo, insomma. Cosa ha di diverso Dario Silva rispetto a Deli Valdés, il tuo primo alunno? Innanzitutto non è stato il mio primo alunno Deli Valdés, perché il primo ritiro l'ha fatto con Marcelo Teixeira. Comunque, niente, di diverso forse un po' il colore, ma sono tutti e due dei bravi ragazzi, soprattutto perché sono due che si impegnano molto durante gli allenamenti. E niente, tutti e due hanno cercato prima Deli Valdés, adesso sta cercando lui di imparare il più fretta possibile l'italiano per farsi capire al meglio. Se non presta la sonda, ci fosse l'altra volta, chi non presta in avanti.
L'esordio in campionato del nuovo Cagliari non è fortunato. Ad Udine, Birov realizza il gol partita. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had... Dario Silva segna il suo primo gol italiano in Coppa Italia. Un gran gol, dedicato all'amico Marco Sanna per la nascita del suo primogenito. Grazie alla realizzazione dell'uruguaiano, il Cagliari passa il turno in una competizione dove Silva risulterà spesso protagonista principale. L'avvio di campionato non è altrettanto ricco di soddisfazioni. Trapattoni è combattuto e confuso dall'indisciplina tattica di Dario, che però scombina non solo l'attacco del Cagliari, ma anche le difese avversarie. C'è chi inizia a dubitare delle sue qualità e rispolvera il fantasma di Victorino. Come giocatore non me lo ricordo. Me lo ricordo perché l'ho sentito nominare tante volte. Lui giocava nel National e anche nella Nazionale. E poi che lui era venuto qua, l'ho saputo quando io son venuto qua. Io pensavo che il primo era stato Enzo o Daniel, però di lui mi ricordo molto poco. Contro la Lazio fa il suo esordio al Santeria, giocando solo 30 minuti e assistendo alla sconfitta determinata da Signori. Anche a Firenze parte dalla panchina. Entra al 24esimo del primo tempo, quando il risultato finale di 3-1 è già fissato. La prima gara intera sarà quella in casa con la Juve, 0-0, e Trapattoni si ritrova nell'ultimo gradino della classifica. È necessario trovare le soluzioni. Non battere tu, là, questo non è lì di puntera, lì mi devi giocare di effetto. Aldo, batti, tocca a di effetto a destro, Aldo, a rientrare, così. Vai, Aldo! Segnato! No, sono fuori di porta, mi ha sfiorato la bandierina del calciodano. Dario Silva stimolerà con il suo modo di giocare la fantasia di Massimiliano Medda, che creerà un personaggio che sarà strettamente legato all'attaccante uruguaiano.